Workout breve e intenso per gambe e glutei. 11 minuti di esercizi senza salti per tonificare la parte inferiore del corpo. Buon allenamento! Ok, iniziamo. Sposto il peso del corpo in avanti, gambe leggermente piegate. Richiamo l'altra col ginocchio al petto. Coordina bene il movimento. Dai! 5 secondi e poi lavoriamo tutto dall'altro lato. Cambio. Controllo bene la posizione del corpo e via. Dieci secondi e poi andiamo in molleggio su squat. 3, 2, 1. Posizione di squat, controllo bene il movimento e creo il molleggio. Cinque secondi, tre secondi e su, giù e lavoriamo di squat. Insieme, 10 secondi, dai. Tre secondi e cambiamo esercizio. Ora, incrocio braccia e gambe, slancio. Slancio, via. Al termine di questo esercizio andiamo di molla alternata. 3 secondi, facciamo l'ultimo. Ok. Vado in una buona divaricata, esposto il peso del corpo da un lato e dall'altro. Dieci secondi e dopo andiamo di squat più slancio alternato dietro. Tre secondi. Ok, insieme. Squat. Slancio dietro, alterna il movimento sia col destro che con il sinistro, sposta leggermente il peso del corpo in avanti quando effettuiamo lo slancio, gamba dietro, tesa, 5 secondi e dopo andiamo di a fondo indietro alternato. Ok, ora mi raccomando all'esecuzione, 10 secondi e poi andiamo di recupero. 3 secondi, ultimo, ok, recupero. 5 posizioniamo già col peso del corpo in avanti, la gamba leggermente piegata. Richiamo il ginocchio a petto, porto la gamba dietro ed effettuo lo slancio. Quindi combino due esercizi. Al termine lavoriamo tutto dall'altro lato. Ora concentriamoci su far bene questo esercizio. Cinque secondi. Ok, cambio. Mi raccomando, ginocchio al petto. Slancio, occhio all'equilibrio, fuori l'aria, distendo bene la gamba, al termine, opla, andiamo a fondo indietro, alternato, 10 secondi, ultimo,
Ok, controllo bene il corpo e vado a lavorarci. Mi raccomando, prima di tutto la respirazione. Non restare in apnea. Poi alla postura del corpo durante l'esercizio. Il ginocchio non supera mai la punta del piede. Il movimento è costante. 5 secondi. 3. Fermo. Squat. Slancio laterale. Gamba tesa. Al termine. Recuperiamo. Dai. Effetto bene prima lo squat, poi quando torniamo su distendo la gamba. 10 secondi. Tre, due, uno, recupero. Riprendiamo, squat e a fondo indietro, alternato. Mi raccomando, spezza bene i due esercizi, squat e affondi indietro, squat e affondi indietro, 5 secondi, ok, calciate il gluteo veloce, spingiamo in maniera veloce il tallone verso il gluteo, a termine andiamo di slancio alternato. Tre secondi, ok, a termine dello slancio effettueremo a fondo, salto a fondo, dai, dai, su. Ok, vado in affondo, salto e io vado a fare l'affondo. Affondo, spinta verso l'alto durante il salto e vado a lavorare tutto con l'altra gamba. Tre secondi. Ultimo e recuperiamo. Riprendiamo dallo slancio alternato. Sono solo 20 secondi. Cerchiamo di dare il giusto ritmo alle gambe. Distendiamo bene l'arto fuori l'aria, la mano che tocca la punta del piede. Ok, affondo indietro. Al termine di questo esercizio andiamo di distensione laterale. Tre secondi. Ok, controllo bene il movimento e vado ad effettuare la distensione laterale. 10 secondi, poi seguiamo tutto dall'altro lato. 3 e cambio. Dieci secondi e al termine recuperiamo.
Ok, recupero. Insieme, sumo squat, mani che toccano terra. Dai, su, giù, su, giù. In totale sono 50 secondi. E ora ne mancano 30. Sempre la stessa intensità. Dai, sempre lo stesso ritmo. Respira, non restare in apnea. E lavoriamoci bene, su, dai. 15 secondi ancora. Tre, due, uno, recupera. Tre secondi. E andiamo per un minuto. Squat, slancio, slancio. Squat, calcio, calcio. Fai bene lo squat. E poi subito a sparare con la distensione delle gambe. Alterna una volta lo slancio che parte con la gamba sinistra e dopo lo fai lavorare con il destro. Dai, siamo a metà. Mi raccomando, non perdere mai il controllo del corpo sulla posizione squat. Sullo slancio chiuditi con il tronco in avanti. Cinque secondi. Tre, due, uno. La tua sessione gambe e glute avanzata è terminata.